Capitan Bregliano, partiamo dal pareggio di oggi che ti ha visto protagonista con un gol di testa. Al di fuori del risultato, è un test importante per la squadra perché è stata affrontata una delle possibili concorrenti nella prossima Serie D. Sì, stiamo lavorando da un mese a questa parte con tanti ragazzi nuovi. Stiamo cercando di assimilare i concetti che il mister ci dà dal 2 agosto e piano piano già oggi penso si inizino a vedere le prime trame di gioco, le prime uscite che vogliamo fare. E anche oggi, peccato per il risultato, ma penso che si sia vista una buona Saremese per penso 80 minuti. Ecco, hai detto tanti ragazzi nuovi, come si stanno amalgamando? Come si sta amalgamando il gruppo? Comunque abbiamo visto tante trame in queste amichevoli, ormai sono 8 amichevoli, quindi qualche spunto dettato da Andrea Letti si è visto. Un tuo parere, una tua impressione? Una impressione buona, tanti ragazzi giovani, vogliosi, che si sono calati nella parte, che hanno capito che sono venuti in una realtà di un certo tipo. E quello è fondamentale, si sta creando un gruppo importante, siamo insieme, come ho detto, dal 2 agosto, siamo gli stessi ragazzi dal 2 agosto, quindi c'è già un bel feeling tra di noi, quindi sono tutti presupposti per fare un campionato divertente. Ecco, la rosa può ambire a certi risultati, a risultati alti. Si va in campo sempre per cercare di fare il massimo, quindi puntare alla vittoria, poi vedremo il campionato cosa dirà. Mister Andreoletti, primo pari in questo precampionato, ma ciò che più importa è che c'è stato un test contro una delle possibili rivali nel campionato. Che Saremis ha visto? La Saremese buona, la Saremese che sta provando a costruire, sta provando a lavorare, è chiaro che ci sono tante aspettative, però l'avversario oggi era di livello, l'avversario di categoria, di nome, una squadra blasonata e quindi so che magari ogni tanto si pensa di poter vincere tutte le partite 4-0, ma non sarà così, le partite sono da giocare, sono difficili, da avere pazienza, però la cosa che mi piace è la consapevolezza dei ragazzi, la voglia di provarci, la voglia di emergere, quindi questo è il punto da cui andare avanti a lavorare, perché ci sono tutti i presupposti per arrivare alla prima di campionato nelle migliori condizioni. Ecco, sottolineiamo l'aspetto portieri, perché anche oggi c'è stato Maiocco che ha parato un penalty e si va a inserire in una serie di buonissime prestazioni di portieri e tutti giovani, tra l'altro. Ricordiamo anche Boli che è stato convocato nella rappresentativa Under 17 della Lega, Ferro che aveva giocato al suo posto contro lo Spedaletti e aveva comandato la difesa comunque con personalità e oggi appunto questo penalty parato. C'è soddisfazione anche da parte sua, perché insomma conosce bene il ruolo. Ma intanto in questo momento c'è un po' di preoccupazione perché i due portieri tesserati ad oggi sono Boli e Ferro, che sono due ottimi portieri, ma sono due classe 2005. La società sta cercando sul mercato un classe 2003, qualcosa che ci possa completare il parto. Stanno venendo parecchi ragazzi in prova, tutti con ottime prospettive, stiamo cercando il profilo giusto. E oggi abbiamo visto Ferretti, abbiamo visto Magliocco, sono due portieri importanti che hanno delle ottime qualità e vedremo la società che scelta farà, però non dimentichiamoci che abbiamo comunque due ottimi 2005.